pagina, il primo buongiorno della città con Cristian Gambardella. Buongiorno alle 9.09 nella seconda ora di prima pagina, ben ritrovati, ci mettiamo comodi perché voglio parlarvi di Nello, 40 anni, parrucchiere di Sant'Antonio Abate di Napoli, che ha deciso di sposarsi da solo. Abbiamo al telefono con noi Nello, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Cristian. Allora, fammi capire com'è andata sta roba. Hai deciso un giorno, improvvisamente ti sei detto, ti sei guardato allo specchio e ti sei detto: io voglio sposarmi da solo. No, era una decisione che comunque già la tenevo da parecchio, di fare questa cosa. Sì. E ho tolto l'occasione di festeggiare i miei 40 anni. L'ho pubblicato, l'ho detto pubblicamente a tutti i parenti familiari. Sì, avete capito bene, avete capito bene. Il primo matrimonio single della storia, perché Nello ha messo su un vero matrimonio per se stesso. Dice: non amerò nessuno più di me. E il motivo per il quale ha organizzato tutta una festa, ce la racconti? Sì, in effetti era una festa dedicata all'inizio. La prima fase era dedicata all'Africa. Sì. Perché comunque sono stato in Africa e quindi era una festa dedicata a loro. Poi dopo da lì ho fatto un cambio d'abito, dove in ultimo ho fatto capire a tutti qual era la mia intenzione, che oltre che era una festa di 40 anni era anche il mio matrimonio, con tante di anello, non era la fede ma era un rosario. Certo. I miei testimoni sono stati i miei nipoti. Nessuno sapeva niente in quel momento, ma hanno tutti capito in quell'istante che stavo facendo sta cosa. Stiamo parlando di un banchetto, stiamo parlando di fotografi, stiamo parlando di invitati. Com'è dire stessi? Eravamo 150 persone. Beh, una vera cerimonia napoletana, d'altra parte. Com'è dire sia a se stessi, caro Nello? Dire sia a se stessi ci arriva il momento che stai bene con te stesso. E non riesci, visto dopo una bella delusione, non riesci più ad amare altre persone, inizi ad amare te stesso e stai bene anche con gli altri. Nello, quando hai capito di voler sposare solo te stesso e di non condividere poi una storia a due? Nel 2013, dopo ho fatto un'esperienza lì in Africa, sono stato lì per un mese per una missione che dovevo portare avanti. Nel vedere delle persone che ne hanno veramente bisogno, ieri è un periodo che stavo soffrendo per amore. Sì. E lì ho trovato un attimo me stesso, ho trovato l'anello che è in lui. Quindi diciamo che ho ritrovato di nuovo la fiducia, tutto quello che avevo perso l'ho trovato lì in Africa. Questi altri mi hanno dato forza loro, quei bambini che soffrono e quelle persone che veramente non hanno niente da mangiare. Certo. Quindi volevo anche togliere un attimo l'occasione, e se me lo permetti, Cristian, certo. Siamo nella zona di Napoli. Sì. Per chi è interessato a mandare qualcosa lì in Africa, nel Benin, ci sono le sue gerardine di Sant'Antonio Abate, che comunque ogni anno loro organizzano un container per mandare dei viveri a queste persone dell'Africa. Che parte da Napoli e arriva direttamente in Africa. Sì, sia per le persone che loro hanno nell'orfanotrofio, sia nei villaggi che ci sono nei dintorni di questo orfanotrofio. Quindi per chi è interessato, passa a Antonio Abate, ci sono le sue gerardine. Mi verrebbe da chiederti, no, ma non ti mancheranno i figli? E tu mi dovrai rispondere, certo che no, perché i bambini dell'Africa, mi sembra di capire, perché c'è tanta vocazione in quello che stai dicendo in questo momento. Bravo. Non mi mancano i figli perché già ce l'ho. Sto bene così adesso. Nello, noi ti facciamo tanti auguri per i tuoi compleanni, per il tuo compleanno, per il tuo 40° compleanno, ma soprattutto per il tuo matrimonio. La stampa in questo momento è concentrata su di te. Tra l'altro ti abbiamo visto anche al castello del boss delle cerimonie. Sì, giusto. La prossima settimana sarò anche in una TV pubblica. Sì. Perché è giusto chiarire determinate cose e ho accettato di fare questa intervista. Bene, grazie a Nello, ti ringraziamo, tanti auguri e tante belle cose, e soprattutto quando avrai bisogno di microfoni per parlare dei bambini dell'Africa c'è Radio Amore Napoli. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori della vostra radio
E grazie a te, Cristian. Bene, grazie, grazie mille. Grazie a Nello Ruggero, 40 anni, che ha festeggiato il suo compleanno e si è sposato da solo. Cercatelo sul web perché è un personaggio veramente fantastico. Restate lì, torniamo tra poco, torniamo dopo la pubblicità. Prima pagina con Cristian Gambardella.